Allora, dipende che contraccettivo sta usando. È chiaro che se utilizza la pillola non è che ci sia una regola fissa, però dal momento che ogni gravidanza dovrebbe essere programmata, magari un paio di mesi prima di decidere o il mese prima di decidere, organizzare una visita in cui si fa un po' il punto sulle problematiche specifiche e gli esami da fare e poi sospendere il metodo. Tanto i tempi medi di raggiungimento di una gravidanza non sono assolutamente condizionati dalla sospensione, cioè si può stare incinta dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, a seconda di quelle che sono le circostanze, quindi non dipende tanto dalla pillola. Se invece si ha la spirale, è ovvio che questa va rimossa dal ginecologo e quindi a maggior ragione la rimozione della spirale o la sospensione del contraccettivo dovrebbe essere sempre preceduta da una valutazione medica per poter organizzare il meglio possibile la partenza della ricerca di prole. Assolutamente tantissimo. Nel senso che ormai tutti i dati scientifici ci dicono che la nutrizione già nel periodo preconcezionale è fondamentale per arrivare in primo luogo per la mamma alla gravidanza con le migliori condizioni per quanto riguarda tutti i nutrienti. Facciamo alcuni esempi: lo iodio, la vitamina D, il ferro, l'acido folico, la vitamina B12. Quindi è bene che la nostra alimentazione già da sola sia il più possibile corretta e equilibrata secondo le linee guida. C'è da dire che inoltre, purtroppo sappiamo sia dai dati europei ma anche dai dati italiani, che per molti di questi nutrienti, anche se la dieta è una dieta corretta, purtroppo gli apporti non sono adeguati. Non per il periodo preconcezionale, ancor meno per la gravidanza, dove i primi 3 mesi saranno cruciali per un adeguato sviluppo sia della placenta che del feto. Quindi la dieta assolutamente corretta. Esiste una piramide alimentare ben chiara, quindi dobbiamo spostare tutta la nostra alimentazione a favore delle verdure, della frutta, della carne bianca e meno rossa, e da ultimo i carboidrati, dando la precedenza però ai carboidrati complessi, quindi molto meglio la pasta, noi invece gli zuccheri semplici. Ecco. Quindi, e l'esercizio fisico lo stesso, nel senso che un organismo che mantiene un buon equilibrio fisico ha un ottimismo, scusate, così, un metabolismo ottimale. Quindi condizioni ottimali. È chiaro che poi se siamo sovrappeso o sottopeso, ancora di più dobbiamo metterci nelle condizioni ottimali, perché sia il sovrappeso che il sottopeso condizionano non soltanto lo sviluppo successivo della gravidanza, ma anche la fertilità. La cosa fondamentale è una valutazione clinica con il proprio ginecologo, la propria ginecologa, in cui si fa un po' il punto della situazione, perché se soffriamo di una patologia cronica, facciamo un esempio, una malattia della tiroide, un diabete, la pressione alta, ma ce ne sono tante altre di condizioni che possono determinare la necessità di terapie, per esempio di lungo periodo, bisognerà valutare quali cambiamenti dovranno essere fatti, per esempio nella terapia, e quindi mettersi d'accordo con il collega che segue la paziente in modo da riequilibrare la terapia o per esempio stabilire la necessità di una sospensione almeno temporanea, perché per alcune condizioni i farmaci che si usano fuori della gravidanza non vanno bene per la gravidanza. Seconda cosa, invece, se è tutto a posto, se siamo in condizioni di salute e la rivalutazione sia di alcuni fattori nutrizionali, il ferro, la vitamina B12, lo iodio in particolare di cui l'Italia è ancora molto carente e la vitamina D, cominciare da lì, più tutto lo screening infettivologico importante, non soltanto la rosolia, ma anche per esempio il citomegalovirus, la nostra condizione per quanto riguarda la toxoplasmosi, il gruppo sanguigno, anche per il proprio partner. Diciamo, queste un po' sono le cose basali.
e non farsi prendere dall'angoscia, perché se siamo giovani e in età fertile e non abbiamo una storia di infertilità, i tempi medi possono andare da 1 fino a 7-8 mesi dall'inizio di una ricerca attiva di prole. Quindi, se è chiaro che abbiamo già una storia di complessità e di difficoltà, oppure siamo un pochino più grandicelle, quindi abbiamo da 35 anni in su, ecco che allora magari potremmo decidere con un pochino più di celerità di fare qualche approfondimento per verificare le condizioni di fertilità basali della coppia. Sono sempre relativi allo stesso discorso, cioè siamo anemiche. Questo va sistemato prima. Abbiamo un problema di pressione? Questa va ricontrollata prima e riaggiustata la terapia e via così. Cioè tutto dipende dalla nostra condizione di base. Se non abbiamo patologie, non ci sono segni di allarme. L'unico allarme, appunto, è: ma come mai non resto incinta subito? Ecco, questa è la cosa che preoccupa moltissime giovani donne o anche un po' più grandicelle. È chiaro che, come ho detto, non facciamoci prendere dal panico se non succede il primo mese in cui abbiamo rapporti liberi. È chiaro che la prima cosa che può valere la pena di fare, se sono passati già 6, 7, 8 mesi, lo spermiogramma partner, perché la metà circa delle cause di infertilità sono o solo maschili, o sia maschili che femminili. Quindi è molto più facile partire dalla esclusione o individuazione, se presente, di un problema maschile per poterlo gestire. Poi, se non c'è un problema maschile, cominceremo a indagare la ragazza, la donna. Allora, cosa non si deve fare? Niente fumo, niente alcol. Ormai si è giunti alla conclusione che quando si cerca una gravidanza, come in gravidanza, alcol, niente, quindi non ogni tanto qualcosa, qualsiasi quantità di alcol compromette sia la salute materna, ma soprattutto compromette la salute del bambino e condiziona negativamente anche le nostre potenzialità riproduttive. Queste sono le due cose fondamentali. Ovviamente non fare uso di sostanze, quindi neanche la marijuana, anche se oggi viene sdoganata perché non è equivalente alle droghe pesanti, però al momento anche l'impiego dei cannabinoidi, anche se hanno degli usi terapeutici, non è assolutamente da continuare. Dopodiché, una vita più sana, regolare possibile, cerchiamo di ridurre al massimo il nostro livello di stress, perché il cortisolo è nemico dell'ovulazione, quindi più siamo stressate, quindi cerchiamo di affrontare la gravidanza in un momento che sia il più favorevole possibile per la nostra vita, in modo tale che lo gestiamo a questa ricerca come davvero un percorso di felicità e non di un ennesimo timore.